Nella nostra riunione all'inizio di dicembre le condizioni sono cambiate ancora una volta. Una moderata ripresa della zona euro è in corso, spinta soprattutto dalla domanda interna, ma ci sono dei rischi che sono aumentati di nuovo tra un'incertezza che aumenta sulle prospettive di crescita delle economie e dei mercati emergenti, la volatilità nei mercati finanziari e delle materie prime e i rischi geopolitici. Le dinamiche dell'inflazione sono anche più deboli di quanto non ci aspettassimo a dicembre. L'ondata più recente di disinflazione è dovuta soprattutto alla nuova caduta drastica dei prezzi del petrolio. Una crescita più debole di quanto anticipato dai salari, insieme a aspettative in discesa per l'inflazione, richiedono un'analisi accurata dei canali dai quali sorprese a livello dell'inflazione possono influenzare le future prospettive economiche.